Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Dopo più di 6 lunghissimi mesi, il GF VIP 7 sembrava ormai un format senza fine. Invece, la tanto attesa finalissima si è consumata qualche ora fa ed i loro protagonisti adesso staranno sicuramente ancora nel mondo dei sogni, vista la nottata di festeggiamenti. Soprattutto Nikita Pelizzon, la vincitrice dell'edizione. Una notte piena di tensione, delusioni e gioie, emozioni, balli. Sicuramente meno entusiasmante per chi, arrivato a vivere lo spiato appartamento di Cinecittà fino all'ultimo giorno, sperava di vincerlo questo GF VIP 7. Disdetta per gli spartani, Nikita Sedon Alesi ce l'hanno messa tutta per far trionfare Nikita Pelizzon. GF VIP 7, perché ha vinto Nikita Pelizzon. Erano rimaste solamente in 7 concorrenze ad abitare nella dimora capitolina, che in questa edizione ha fatto discutere come forse non mai. Non era mai capitato che Pier Silvio Berlusconi intervenisse con così tanta severità nei confronti del format di Alfonso Signorini. Ma con il cambio di rotta e qualche squalifica il rigore è tornato. I finalisti di erano spartani eccetto la persiana Nikita Pelizzon, ha vinto col 52,8% dei voti. Si era ritrovata sola in mezzo a quello che l'alleata Antonella Fiordelisi, che si ritiene la vera vincitrice del GF VIP 7 grazie all'esercito dei Donnalisi, un branco. Eppure la influencer avvezza al mondo dei reality, nel suo curriculum ci sono pure Temptation Island 2018, Ex in the Beach 2020 e Pechino Express 2022, è riuscita a farcela. Settima classificata Milena Miconi, sesta Nicolin Corvaia, quinto il fidanzato Edoardo Tavassi, che tanti credevano vincitore, quarta Jael Edena, terzo Alberto De Paisis, e seconda Oriana Marzoli 47,2%, su cui avevano scommesso in tantissimi. Lo meritava, un sogno, giusto così, sul web. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.